Perché se stoppiamo anche le energie rinnovabili perché creano un danno all'ambiente, come li accendiamo i famosi condizionatori? Allora, guardi, se c'è una forza politica che sulle energie rinnovabili ha dato un fortissimo impulso, superando anche delle difficoltà burocratiche, a quelle giustamente faceva accenno, quella è il Movimento 5 Stelle. Da quando siamo al governo, negli ultimi 4 anni, abbiamo inserito l'energia rinnovabile come priorità praticamente in tutti i provvedimenti. L'ambiente è stata una stella polare. Abbiamo inserito l'ambiente in Costituzione, il decreto salva clima, il decreto salva mare, il super bonus che ci sta permettendo di risparmiare circa l'energia che viene consumata in un anno da 1 milione di famiglie, quindi parliamo di risultati importantissimi. Sulla burocrazia siamo stati i primi a sollevare il problema, sul fatto che nei cassetti della burocrazia ci sono richieste per energia da fonti rinnovabili per circa 20 gigawatt, che è quanto producono, più di quanto producono 3 centrali a carbone, quindi sicuramente non possiamo essere tacciati di questo. Però mi caso della regione Lazio, e lo dicevano bene nel video, c'era addirittura una persona che avete intervistato che dice che è 12 anni che aspetta di poter realizzare questi impianti. È chiaro che ci sono diversi interessi in campo da tutelare e che ogni territorio ha delle specificità. È altrettanto chiaro che proprio a livello nazionale il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che sull'ambiente non accetta compromessi. Donzelli, c'è un problema con il suo audio. Proviamo a capire con la regia se riusciamo a rendere l'audio di Donzelli migliore, però il messaggio è molto chiaro: ci sono delle forze politiche che sono le forze del no, e mi pare che si riferisse proprio al Movimento 5 Stelle. E allora Sportiello, il Movimento 5 Stelle risponde forte e chiaro che evidentemente Donzelli innanzitutto le mancano delle informazioni di base che dovrebbe avere prima di dire certe cose, perché è imperdonabile venire qui e dire che il Movimento 5 Stelle non abbiamo il gas in Italia perché non trivelliamo, dall'altra parte del mare trivellano, ma lei forse non sa che stime del MISE ci dicono che se anche trivellassimo ovunque, anche davanti agli stabilimenti balneari che lei tanto strumentalizza e di cui tanto straparla, noi avremo il gas che ci serve per 13 mesi, dopodiché fine, festa finita, perché noi abbiamo iniziato a trivellare 120 anni fa, a differenza di chi sta dall'altro lato dell'Adriatico. Le dico questo perché così magari la prossima volta ne parla meglio. E aggiungo che noi ad ogni no abbiamo sempre proposto una soluzione, e le do una notizia: che siamo quelli che hanno sburocratizzato e stanno provando a sburocratizzare tutti i procedimenti per mettere in campo le energie rinnovabili. Però poi questo magari lo spiego quando ci vediamo. Allora, i conigli che diventano ratti, poi c'è il problema dei cinghiali, adesso anche delle pulci nei parchi, insomma, bisogna risolvere il problema dei rifiuti a Roma. Guardi, innanzitutto sono problemi separati. Ora che i cinghiali siano arrivati con i rifiuti, purtroppo il problema è molto più complesso. Però le dico una cosa, proprio perché vengo dalla Campania, dove l'emergenza rifiuti, pensi un po', un'emergenza durata 14 anni, già questo io non simoro, non si è mai sentito che un'emergenza duri così tanto. Però guardi, noi non abbiamo detto no senza offrire soluzioni. Noi abbiamo detto: ma secondo voi è giusto spendere 700 milioni preventivati all'inizio, poi bisogna vedere alla fine quanto costerà davvero questo inceneritore, per costruire un impianto che è già obsoleto, perché l'Europa ci dice che tra meno di 10 anni dobbiamo iniziare ad andare verso altre tecnologie. Se oggi iniziamo a costruire questo inceneritore dal costo forse di 700 milioni almeno, ci metteremo circa 5-6 anni per costruirlo, ci ritroviamo nel 2028 e dal 2030 dovremo iniziare a dismetterlo. Un inceneritore che mi permetta, ci sono dei dati, e le cito uno su tutti, quello del registro tumori, che dice che chi abita in 5 chilometri, entro 5 chilometri dall'inceneritore di Brescia, c'è un'incidenza delle patologie oncologiche del 12% in più. Non lo dice il Movimento 5 Stelle, allora, sono dati del registro tumori. Esistono altre tecnologie, ci chiediamo perché spendere i soldi dei cittadini in questo benissimo modo per una tecnologia obsoleta e pericolosa. Okay. Il problema è se Conte, per quanto diciamo però al momento Conte, perché visto che è il presidente del Movimento 5 Stelle, intende intenda
dare la sfiducia, certo, al governo e quindi uscire da questa maggioranza. È possibile? Non lo so, ce, certo, lo deve dire l'onorevole Sportiello. Il termovalorizzatore è la linea rossa passata la quale... Questa norma è stata inserita in un decreto di aiuti per famiglie e imprese. Niente aveva a che fare con i motivi di quel decreto. Viene inserita questa norma, noi abbiamo proposto delle alternative, delle soluzioni, abbiamo cercato di provare anche a riformulare, proprio perché noi degli impianti per risolvere la situazione a Roma, grazie anche al lavoro che ha fatto la Raggi con l'azienda, che adesso si può permettere, insomma, di mettere in campo delle soluzioni, le vogliamo trovare, non l'inceneritore. Ora, se c'è un'indisponibilità totale di tutte le forze politiche e del governo Draghi a voler discutere su questa cosa, mi sembra francamente un po' troppo. Posso allargare la domanda, Francesco? Certo. Allora, oltre l'inceneritore, il Movimento 5 Stelle, secondo lei, sì, sta soffrendo troppo in questa maggioranza e quindi una causa o l'altra, una ragione o l'altra... vuole chiudere la sua esperienza di governo? Guardi, prima della legislatura, in tutta serenità le rispondo, perché il punto è questo: noi siamo entrati in un governo di unità nazionale, non un governo politico, e come giusto che sia, al di fuori di quel perimetro su cui era nato il governo, che era la campagna vaccinale e il PNRR, certo, su cui mi sembra che non sia il Movimento 5 Stelle a mettere in pericolo, okay, la maggioranza, su altri temi è giusto che ci sia un confronto, e come forza di maggioranza relativa, okay, di questo governo è nostro dovere porre un confronto e mettere in campo non abbiamo capito se, insomma, siete stiamo facendo semplicemente a il nostro dovere, certo, all'interno di questo governo. Ma ci volete restare o volete questo uscire? È il tema. Ma ci siamo in questo governo, ci devono dire gli altri cosa vogliono fare. Il problema è semplice, allora, innanzitutto usciamo fuori da un'idea sbagliata. Qui non si sta criminalizzando nessuno, punto primo. Punto secondo, parlare di esproprio, sinceramente, veramente mi cadono le braccia. Qui stiamo parlando di beni pubblici che vengono dati in concessione. Quindi allora, non parliamo di esproprio. Uno, due, tre, Donzelli, mi ascolti bene perché le può tornare utile. Le concessioni balneari, con la Bolkestein, stiamo parlando di una, stiamo parlando... No, così non capiamo. Donzelli, per cortesia... Un momento soltanto, Donzelli, torno da lei. Stiamo parlando... No, Donzelli, aspetti un secondo. Sentiamo la controreplica di Sportiello e poi ritorno da lei, anche perché Bertolotti è sfuggito, era così arrabbiato che ha staccato. No, sto scherzando, ci sono problemi di connessione. È dal 2006 che in Europa ha avuto inizio la Bolkestein ed è stata ratificata dal governo italiano nel 2010. Sai chi c'era al governo nel 2010? C'era Giorgia Meloni ministro, c'era La Russa, c'era la Lega Nord, c'era Berlusconi, Forza Italia, le stesse forze politiche che forse si erano dimenticate di aver ratificato la Bolkestein e oggi fanno campagne elettorali sulle spalle dei balneari.